Buongiorno a tutti, è ovviamente motivo di grande soddisfazione non solo per me ma per tutta l'amministrazione poter vedere realizzate ad Erba eventi di così belli, così affascinanti. Come diceva giustamente Simone, però poi questo lo spiegherete voi, dietro eventi così importanti c'è una filosofia di vita e c'è tanta cultura e tanto amore per la nostra città, per la nostra Erba. Questa è la terza edizione di Primavera di Erba, è nata, lo ripetiamo sempre perché è nato veramente così per caso nel mio ufficio, è diventata sempre più importante e anzi, parlando prima con alcuni di loro, io già ipotizzo e auspico per esempio che a Natale si possa fare sotto questi portici qualcosa come un bosco incantato, qualcosa di questo genere. Clima primaverile in Piazza Mercato e non solo, coinvolto l'intero centro cittadino per questo fine settimana dedicato alla manifestazione Erbe per Erba a cura dell'apposito comitato. Ne parliamo col sindaco Marcello Attili, presente sul posto anche in occasione dell'inaugurazione di sabato mattina, quindi parte un po' col botto la stagione primaverile estiva in città. Assolutamente sì, ad Erba questa mattina c'erano veramente tanti eventi, ma mi è sembrato giusto essere qui in piazza dove per il terzo anno un gruppo di amici organizza una festa per tutta la città, trasforma la nostra piazza in un giardino che ha il massimo apprezzamento non solo dagli erbesi ma veramente da tutto il territorio. La cosa molto bella è ovviamente doverosa da parte mia ringraziare il comitato nella figura dei floroioisti storici di Erba e quindi Simone Tagliabue, Maria Teresa Tagliabue, Simone Consonni, la Beatrice Consonni e anche la Francesca Fadalti che è un po' l'artista del gruppo. Risultati eccezionali, quest'anno sono riusciti a coinvolgere anche tutti tantissimi vivai della zona e anche questo è un risultato altamente positivo perché il fatto di fare rete, quindi uniti si vince, è dimostrato veramente dai numeri e dal consenso della gente. Ecco, parlavamo di questa inaugurazione stagionale, numerosi eventi aspettano Erba anche in vista della bella stagione. Ma ne abbiamo veramente tanti, infatti sarà una guerra riuscire a partecipare a tutti perché sia il mio assessore alla cultura, che Franco Brusadelli, che ha steso un programma veramente incredibile, sia l'altro assessore al tempo libero, che è l'Angelo Cairoli, ha ovviamente anche lui stilato un programma per cui praticamente quasi tutte le sere dovremmo essere, siamo impegnati. Speriamo veramente che anche la gente raccolga e colga questo sforzo che stiamo facendo tutti insieme, onestamente con pochissime risorse, perché le risorse che utilizziamo sono quelle che portiamo a casa attraverso la partecipazione a alcuni bandi, quindi veramente a costo zero. Basti pensare che, siccome qualcuno me l'ha chiesto, che Dionne Warwick a noi arriva ad Erba a costo zero, se non la location, cioè il bellissimo parco che ha la città di Erba. Ed eccoci col comitato organizzatore, Maria Teresa, Beatrice, i due Simone. La piazza cambia aspetto per una domenica, un fine settimana all'anno e ne vale veramente la pena. Sicuramente, anche perché noi ci siamo proposti fin da 3 anni per poter ricreare in Erba quella che era una volta Erba, molto più vissuta a livello popolare e anche veramente ricca di verdi, dei nostri verdi, del nostro territorio. A questo ci teniamo molto, infatti le essenze che voi trovate qua sono essenze che riguardano il nostro territorio ed è molto importante, molto sono le manifestazioni, adesso Beatrice ve ne parlerà. Io dico solo che quest'anno abbiamo avuto anche la collaborazione dei commercianti che hanno aderito a questa iniziativa, sono aperti i negozi, hanno creato delle bellissime vetrine. Invito la popolazione ad andare a votarle perché poi verranno estratte a sorte anche dei regali floreali, chiaramente, delle piante, a chi ha la vetrina più votata. Ecco, allora Beatrice, entriamo più nel merito di quella che è l'esposizione vera e propria a livello floreale. Sì, dunque noi abbiamo cercato di rappresentare i 4 elementi fondamentali della natura, che è un tema legato ovviamente all'Expo, prendendolo però da un punto di vista diverso, con l'obiettivo, quello che dobbiamo essere noi, nutrire il pianeta, quindi ricreando boschi, ricreando delle zone di prato naturali, mettendo appunto l'accento su quello che sono il rispetto dei 4 elementi fondamentali. E a questo scopo anche le scuole hanno partecipato con delle ricerche, con dei lavori e uno degli obiettivi nostri è proprio quello di coinvolgere la comunità e di cercare di creare
la comunità, che forse a Erba si sta un filo perdendo. E per questo Erbe per Erba non si ferma, vero Simone? No, andiamo avanti nonostante... Se ci danno una mano, veramente no, noi siamo compatti in pochi, abbiamo fatto uniti, sì. Veramente siamo compatti, uniti, noi vogliamo che sia una cosa stabile, che sia una città, la vita la dai con le piante, con le persone che possono parlare senza un traffico, è bellissima la piazza. Con le piante è bellissima, veramente. Assolutamente. Allora, l'entusiasmo non manca, la competenza nemmeno, perché qua siete tutti del settore. E arte e tradizione, ma anche innovazione. Infatti oggi presenteremo una sera digitale, a gestione digitale, e questa innovazione è fondamentale per andare avanti anche nel nostro settore. Ecco, ricordiamolo, non soltanto l'esposizione florovivaistica, ma c'è anche la possibilità di acquistare negli stand, c'è il campo da beach volley, ci sono un sacco di attrazioni. C'è un torneo di beach volley provinciale, c'è tantissime cose, veramente. Ci sono bellissimi giri nelle ville storiche, c'è un programma ricchissimo, un po' confusionario, ma c'è, veramente, basta venire in piazza e capire cosa succede, ci sono tantissime cose ogni ora, veramente. Vi aspettiamo numerosi, siamo qui per 2 giorni, dalla mattina alla sera, e anche con musica, anche qualcosa da mangiare, vero? Ogni tanto non fa male, e comunque bearsi in mezzo a questi bellissimi giardini.